Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, oggi è difficile dire stiamo festeggiando o celebrando. Questo è il giorno fra tutte le feste di tutto l'anno che diciamo che è amaro, è dolce amaro, perché si festeggia tutte le apparizioni e le scomparse dei grandi acciari, dei grandi maestri, di incarnazioni. Ma in questo in particolare per noi, devo dire anche specialmente per chi l'ha conosciuto, nel senso per come i discepoli, è impossibile essere gioioso. A livello filosofico sì, a livello filosofico di comprendere quello che abbiamo ricevuto da Srila Prabhupada, possiamo essere felici e gioiosi, ma il fatto di suo scomparso dalla nostra visione esterna, non è per niente gioioso. Mi sembra che tutti i discepoli di Prabhupada si ricordano dove erano al momento che ha ricevuto la notizia della sua dipartita. E mi ricordo benissimo, ero a New York, al tempio Shishirada Govinda a New York, e è il momento più devastante, più triste da tutta la vita, perché quella personalità che mi ha salvato, che ho guidato, non c'era più. C'era nella forma di suoi libri, istruzioni, ma allo stesso tempo, Prabhupada descrive anche nel quarto canto, quando l'acciaria parte, c'è confusione. L'ha detto chiaro, infatti era così, che c'è devastazione. Infatti proprio raccontava quando è scomparso il suo maestro spirituale, gridava, piangeva, e questa è la giusta attitudine di un discepolo quando parte il maestro spirituale. Gli altri acciari, lo rifletteva adesso, gli altri acciari, se tu guardi il nostro calendario Vaishnava, ci sono uno dopo l'altro lo scomparso di questa acciaria, questa associata di Signor Chaitanya, tanti. E parliamo di queste personalità e il loro contributo, quello che ha insegnato. E non si sente grandi emozioni, onestamente, perché non abbiamo conosciuto direttamente. Invece in questo caso, e poi vedrai voi che avete maestri spirituali viventi, qualcuno sì, qualcuno no, quel momento della partenza del maestro spirituale è il momento più triste, più perché sente dove è il mio rifugio, dove è il mio rifugio, la mia guida. Cosa faccio in questo mondo? Si sente come una nave persa, perché come è descritto nel primo canto dello Srimad Bhagavatam, il maestro spirituale è come il capitano della nave, la nave che ci porta, ci trasporta da una sponda all'altra, dal mondo materiale al mondo spirituale. Poi tutti abbiamo realizzato che la guida, cioè, proprio diceva molto chiaro, io sarò presente nei miei libri, nella mia istruzione, sarà chi le segue, vivrà sempre con me, questo era vero, ma allo stesso tempo c'era un senso di grande senso di perdita, di vuoto, di grande tristezza. Almeno questo è il sentimento, per quello questo giorno
non riuscivo a dire scomparsi Srila Prabhupada ki jai, non riesco a dire, non si riesce a dire così, perché è una... Tutti volevano che restava ancora di più anni, più, che non andava via mai, che restava sempre con noi, poiché chi l'ha vissuto questi anni, perché sono passati quanti, 43, 44, da 77 siamo 44 anni, 44 anni, tante difficoltà, tanti crisi, problemi, difficoltà. Non è che non c'erano difficoltà quando Prabhupada era fisicamente presente, non è che non c'era crisi, problemi, difficoltà, perché siamo nel mondo materiale ci sono sempre upheavals, confusioni, difficoltà, perché siamo in una guerra, in un certo senso, Prabhupada diceva che siamo in una guerra contro Maya, stiamo andando, Srila Prabhupada è venuto per dichiarare guerra contro Maya, nel nome di Sri Chaitanya Mahaprabhu, per portare all'estreme, Jai Sri Sigurnitai Ki Jai, di fare qualcosa che non è mai stato fatto, di portare coscienza di Krishna puro, così com'è, la sua forma originale puro, a persone più basse in tutto il mondo, in posti dove non è mai stato diffuso. Così era una cosa veramente storica. E chi ha partecipato, senza quella personalità, che è cominciato, ha fatto partire e ci ha guidato, è stato ancora più difficile, dal solito difficoltà del mondo materiale è stato ancora più difficile. E poi i devoti sinceri hanno preso rifugio nei suoi libri, che proprio diceva molto chiaro, sono venuto per dare questi libri, questa conoscenza. Infatti lui raccontava a qualche discepolo che Krishna mi ha chiesto personalmente di venire giù e scrivere questi libri e poi tornare su. E questo Srila Prabhupada l'ha fatto, ha dato tutto. E poi l'ha spiegato tante volte che il Vani, cioè, sono due tipi di associazioni con il maestro spirituale. Uno si chiama Vapu, che è associazione di contatto fisico, e poi Vani, vuol dire atto verso l'istruzione. E proprio diceva molto chiaro che è più importante il Vani. Ma allo stesso tempo, infatti abbiamo visto quando proprio è andato via, i primi discepoli che hanno avuto molto associazione diretta, personale con Srila Prabhupada, avevano più difficoltà, perché la maggior parte di noi abbiamo vissuto già in separazione, perché Srila Prabhupada era sempre in altra parte del mondo e noi andavamo avanti a fare il servizio per sua missione in separazione, senza sua compagnia personale diretta. Così era una transizione non troppo difficile, era difficile ma non troppo, era possibile. Infatti, invece abbiamo visto che persone che erano proprio in contatto fisico, personalmente con Prabhupada hanno avuto più difficoltà nella separazione. Volevo leggere un verso dello Srimad Bhagavatam, specialmente per ricordare quello che è stabilito Srila Prabhupada. Mi ricordo quando sono diventato devoto, non c'era l'elezione di Srimad Bhagavatam, non c'era Mangalartic, non c'era un programma spirituale. Si alzava, si cantava giri, poi andavamo fuori a cantare nella strada e basta. Tutto il programma era lì. E è successo
pochi mesi dopo è successa una crisi nel movimento che tre nuovi sannyasi, che Prabhupada ha dato questa posizione di sannyasi, hanno dovuto l'influenza dall'India, da alcuni confratelli di Srila Prabhupada, hanno inserito nella filosofia Mayavadi, in realtà, filosofia che Prabhupada ha dichiarato, questa filosofia Mayavadi, dicendo che, non ricordo esattamente i dettagli, ma che Prabhupada era Krishna e Prabhupada sta andando via in India perché non è contento con voi, eccetera, eccetera. Ha cominciato a predicare questa filosofia e Prabhupada è andato in India. Era tutto un arrangiamento di Krishna, perché Krishna voleva che Prabhupada andava a predicare, faceva ravvivare coscienze di Krishna in India. Ma a quel momento, mi ricordo, quando i devoti che sono stati lì a questo incontro con questi sannyasi che Prabhupada praticamente ha cacciato fuori dal movimento per la coscienza di Krishna, per questa deviazione temporaneamente. Il nostro presidente del nostro tempio si chiamava Madhavisa Prabhu. Lui è tornato da questo incontro dicendo che adesso dobbiamo stabilire il programma spirituale, perché i devoti non sanno. I devoti erano così neofiti, non riusciva a sconfiggere questa filosofia che proponeva questi sannyasi, a parte uno che aveva letto i libri abbastanza, Rupanuga Prabhu, riusciva a. Perché i devoti erano tutti confusi da questi discorsi. E questo devoto Rupanuga, che ha capito la filosofia, perché questi tre sannyasi erano molto carismatici per natura già in partenza. Così c'era molta confusione. E per curare questa malattia, quando è tornato il nostro presidente, è stabilito. Ha avuto l'istruzione di stabilire il programma spirituale la mattina. Abbiamo cominciato a Mangalarti. Prima andavamo fuori 10-12 tutto il giorno, la mattina e la sera, e il nostro sadhana era cantare Hare Krishna nelle strade e basta. Invece Prabhupada ha stabilito. E poi a Los Angeles, che è creato il tempio modello, il primo grande tempio nel movimento, è creato come modello e è stabilita la lezione dello Srimad Bhagavatam, perché i devoti prima non pensa, quando sono entrato nel tempio c'era un devoto che ci portava fuori a cantare, che mi diceva, c'era solo c'era il primo canto dello Srimad Bhagavatam, e lui diceva sono troppo difficile, non leggerlo, non c'è bisogno di leggerlo, perché sono troppo difficile da comprendere, nel senso, voglio solo cantare, basta, solo andare a cantare. E poi, proprio visto le condizioni neofite di tutti i suoi discepoli, ha stabilito un programma fisso che facciamo ancora oggi, la lezione di Srimad Bhagavatam mattutino, e poi avevo chiesto di studiare tutti i giorni, regolarmente, tutti i suoi libri, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, c'era la lezione di Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Nettare della Devozione. E così i devoti si sono diventati più forti. E continuiamo questa tradizione e istruzione di Srila Prabhupada, di leggere tutti i giorni lo Srimad Bhagavatam. Qui nel tempio siamo all'ottavo canto, capitolo 16, verso 24. C'è scritto su. Questo è e Kashyapa Muni che sta istruendo sua moglie, se non mi sbaglio, devoti. Sì. Sri Kashyapa Uvacha. Etanme Bhagavan Prishta
Prajakamasya Padmajaha Yadahate Pravakshami Ratam Keshavatoshanam Shrikashyapa Uvacha Etanme Bhagavan Prishta Prajakamasya Padmajaha Yadahate Pravakshami Vratam Keshavatoshanam. Qualcuno vuoi provare? Shrikashyapa Vacha. Kachapavacha Kashyapavacha Etanme Bhagavan Pishta Kashyapa Uvacha Etanme Bhagavan Pishta Jakamasya Padmajaha Yadahate Pravakshami Vrattam Keshavatoshanam Shikashyapa Uvacha. Kashyapa Muni disse: Etat, questo, me, da me, Bhagavan, il più potente, Prishtaha, richiesto. Prajakamasya che desiderava una prole Padmajaha Brahma che è nato dal fiore di loto Yat tutto ciò Aha disse te a te Pravakshami, io spiegherò. Vratam, nella forma di adorazione. Keshavatoshanam, che permette di soddisfare Keshava, Dio la persona suprema. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Shri Kashyapa Muni disse: quando desideravo avere un discendenza, posi delle domande a Brahma, che è nato da un fiore di loto. Ora ti spiegherò lo stesso metodo che Brahma mi ha insegnato, e mediante il quale Keshava Dio, la persona suprema, può essere soddisfatto.
E questo è lo scopo di tutta la nostra attività, di soddisfare Dio, la persona suprema. Non c'è altro scopo nella nostra vita. Spiegazione di Srila Prabhupada. Questi versi contengono un'ulteriore spiegazione del metodo del servizio devozionale. Kashyapa Muni voleva insegnare a sua moglie lo stesso metodo che aveva ricevuto da Brahma per soddisfare Dio, la persona suprema. Questo è veramente un esempio prezioso. Il guru non si costruisce qualche nuovo metodo per istruire il suo discepolo. Il discepolo deve ricevere dal guru il metodo autentico che il guru ha ricevuto a sua volta dal proprio guru. Questo è il sistema delle successioni di maestri spirituali. Evam parampara praptam imam rajashi ovidu. Questo è l'autentico metodo vedico per ricevere il servizio devozionale che può soddisfare Dio, la persona suprema. Questo è proprio un discorso fondamentale in coscienza di Krishna che distingue il movimento per la coscienza di Krishna da tanti altri movimenti che sono stati inventati. Scusate, no? Infatti la prima cosa che chiediamo è che qualcuno che è presente come maestro spirituale o incarnazione, guru, eccetera, ma qual è il tuo collegamento in catena parampara di successione discipica fino a Krishna, fino a Dio, la persona suprema? Se non c'è collegamento e vedrai che la maggior parte non hanno risposto. La maggior parte delle persone presenti nel mondo oggi che si presentano in questo modo non hanno risposto, nel senso, no, è creato una nuova idea, una nuova scuola, una nuova religione, e questo non ci collega con Dio. Questa è come una luce che non è collegata con la corrente e non illumina niente. Sarà solo speculazione e solo deviazione dalla verità assoluta. Invece il sistema dato da Dio stesso, da Krishna stesso, è questo. Evam parampara praptam. Evam parampara praptam. Parampara vuol dire una catena disciplica di maestri spirituali autentici. Per questo motivo sappiamo di avere la conoscenza, per esempio la Bhagavad Gita, sono le parole di Dio stesso, la conoscenza perfetta data da Dio stesso. Come possiamo sapere se è autentico o no? Perché viene trasmesso, è stato trasmesso da 5.000 anni fa, quando Krishna ha parlato ad Arjuna, è stato passato esattamente così com'è, senza cambiamento, fino ad oggi. Così non c'è differenza di essere Arjuna che ascoltava Krishna o noi che ascoltiamo il maestro spirituale autentico che ripete le stesse parole ricevute dal suo maestro spirituale e tutta la catena fino a Krishna stesso. Infatti Prabhupada diceva quando mi glorifica o mi dice che si è fatto un miracolo, se Prabhupada rispondeva che il mio unico miracolo è che non ho cambiato niente, l'ho presentato esattamente quello che ho ricevuto dal mio maestro spirituale, ho presentato esattamente così com'è, senza cambiare. Uno potrebbe dire, ma le parole nel libro di Prabhupada non sono esattamente le stesse parole come nel libro di Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ma prima i versi sono uguali, le spiegazioni sono uguali, nel senso sono l'essenza, le siddhanta. Siddhanta vuol dire la conclusione. Conclusione filosofica, non è cambiato. Le parole secondo tempo, luogo e circostanza, infatti c'è una frase dove
nel primo canto dove Prabhupada dice che uno dovrebbe realizzare queste conoscenze e poi trasmettere in sue parole. Ma deve essere realizzato, assorbito, realizzato, compreso completamente. E così uno può. Ma la conclusione non è cambiata. Così Srila Prabhupada dice, l'unico cosa che ho fatto bene, che non è vero, ma nella sua umiltà, diceva cose che non ho cambiato niente, ho trasmesso questa conoscenza senza speculare, senza aggiungere o sottrarre niente, e così abbiamo ricevuto la conoscenza così com'è, direttamente dal Dio, la persona suprema, ma Krishna vuole che vieni attraverso la successione disciplica. Non c'è altro modo per avvicinare Dio direttamente, che se no non permette di avvicinarlo direttamente. Ci è dato questo processo per, in questo mondo, di, attraverso il maestro spirituale autentico. C'è qualche domanda su questo? Questo è l'insegnamento di oggi, nel senso in questo giorno dello scomparso di Srila Prabhupada, della cosa più importante di realizzare e di celebrare o glorificare o ricordare, è che tutti hanno la possibilità di, leggendo i libri che ci ha lasciato Srila Prabhupada, hanno la possibilità di ricevere in Guru Parampara questa conoscenza e metterla in pratica. E poi vediamo nella storia, ci sono acciari, maestri spirituali, poi ci sono sempre tanti, poi con il nostro movimento sono tanti maestri spirituali, iniziatori, ma facciamo tutti riferimento lo stesso al fondatore acciaria. Non c'è un altro fondatore acciaria, anche se tu guardi successione disciplica nella catena di Ramanujacharya, c'è Ramanujacharya, e tutti fanno riferimento, ancora oggi, dopo 1000 anni, fanno riferimento alle sue insegnamenti. E chi rappresenta e passa l'insegnamento così com'è, e fa parte di quella catena disciplica. Ma c'è sempre persone eccezionali, prominenti, che hanno fatto rivoluzione, hanno portato questa conoscenza a tutti, in modo più potente, più forte, che hanno cambiato il mondo, hanno fatto cose speciali, e così sono fondatore acciaria di una catena, un movimento, sempre collegato, prima di loro, sempre collegato con il loro maestro spirituale e la loro catena, e tutto parte da Krishna, da Dio stesso, non è che si... un acciari inventa un nuovo insegnamento, no, si ravviva la catena che già è in partenza, perché la natura, come sappiamo, Krishna stesso è apparso 5000 anni fa perché la catena è stata interrotta, e questa è la natura di questo mondo materiale, che tendenza è di diminuire e di essere coperto, perso, e quando succede questo Krishna appare in questo mondo per ristabilire i principi religiosi, e a volte anche dopo la scomparsa di Sri Chaitanya Mahaprabhu gradualmente ha cominciato a perdere, di essere perso, coperto. E poi sono arrivati maestri come Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, poi Srila Bhaktivinoda Thakur, che erano eccezionali, hanno ravvivato la successione disciplica. Non è mai, non viene, e se solo quando viene proprio perso,
roto, viene Krishna stesso per ripetere la stessa conoscenza e far ripartire la successione di discepoli. Ma non siamo mai abbandonati, in questo mondo Krishna non abbandona mai le anime condizionate. C'è sempre un collegamento, attraverso, solo che dobbiamo, è solo attraverso il maestro spirituale autentico. E questo è quello, nostra fortuna, che Srila Prabhupada è venuto, non solo che è venuto, specialmente che ci ha lasciato questi, mai successo nella storia che così tanti testi sacri, istruzioni sono stati lasciati per il futuro, per tutti. Tutte la maggior parte delle religioni nel mondo hanno un libro, due libri. Srila Prabhupada ha lasciato 50, dipende come vengono pubblicate, ma 50, tantissimi conoscenza proprio a una vasta scala. E questo dobbiamo, quello che dobbiamo ricordare oggi, ricordare che quello che ci ha dato Srila Prabhupada, questa istruzione che ci dà non solo conoscenza di Dio, coscienza di Dio, ma coscienza di Krishna, Dio nella sua forma più intima, più originale, l'amore spontaneo delle residenti di Vrindavan, mai stato distribuito a tutta la gente del mondo, sempre è stato tenuto e nascosto per pochi eletti. Invece Srila Prabhupada ha portato questa, le conoscenze più elevate, più intime di Dio a tutti, ha distribuito, ha fatto tradurre questi testi in tutte le lingue del mondo e sono stati distribuiti in tutte le lingue del mondo. È una cosa storica, una cosa che è mai successa nel passato. Fino qua, qualcuno c'è qualche domanda, qualche riflessione, qualcosa che... realizzazione? Interessante, sono certe culture dove fanno un sacco di domande. Se andate in Olanda, per esempio, sono state tanti anni fa, nel tempio in Olanda, paesi dove sono tante domande, sfide... domande pesante, discussioni. Le volte in Italia, poi non fanno subito domani, poi dopo un po' di dopo magari quando usce, a passare, non sanno come c'è a discutere. Non è che non avete domani, non avete punti che non siete d'accordo magari, o volete discutere, ma non so, in questi forum delle lezioni. Sempre c'è questo mio confratello Vaisheshika Prabhu, che c'è un tempio vicino a San Francisco, e sono tutti indiani, tutti ingegneri che lavorano per Facebook, in tutte le varie ditte lì nel Silicon Valley. E lui dice sempre: se avete domande o riflessione, subito hanno tutti, sì, ho quel punto che tu l'hai fatto di questo, mi ha fatto pensare così. Sempre così, sono sempre tante discussioni. Sarebbe bello. Non c'era niente che ti ha toccato. L'immagine di Krishna portata dal maestro spirituale ha un certo beneficio. Una persona comune che canta un mantra di Krishna perché magari l'ha sentito così, ha lo stesso beneficio oppure deve essere stato dato proprio dal maestro? Leggo il secondo paragrafo che parla proprio di questo. Non è inutile che risponda io, ma proprio dice qua: avvicinare un guru autentico, un vero maestro spirituale, è quindi essenziale. Il maestro spirituale autentico è colui che ha ricevuto la misericordia del suo guru.
Una delle sono tante definizioni del maestro spirituale autentico. Uno è questo, che ha ricevuto la misericordia del suo guru. Questo è il metodo parampara. Per chi non segue il sistema parampara, il mantra ricevuto non avrà alcun effetto. Al giorno d'oggi ci sono tanti pretesi guru che si fabbricano i propri mantra allo scopo di progredire nella vita materiale, non per l'avanzamento spirituale. Tuttavia un mantra inventato non può mai avere successo. I mantra e il metodo del servizio devozionale hanno un potere speciale, ma soltanto se sono ricevuti dalla persona autorizzata. Questo non risponde. Sì, c'è beneficio. C'è una discussione che ho avuto sulla prova con un gruppo di devoti in Hawaii. E Prabhupada diceva, e il discepolo diceva, ma questi devoti non vogliono stare al tempio, non vogliono, vogliono fare coscienza di Krishna come vogliono loro, ma stanno cantando Hare Krishna. E Prabhupada diceva, sì, potrebbe mettere 700, Prabhupada diceva 700 vite per fare progresso. Perché se non seguono l'istruzione del maestro spirituale, che vuol dire che sono collegato con un maestro spirituale autentico. E Prabhupada dice, sì, può avere un beneficio, hanno un beneficio, c'è sempre un beneficio, che chiunque canta Hare Krishna c'è sempre un beneficio, non è che non c'è beneficio, ma lui diceva che sarà molto lento, il loro progresso sarà molto lento. Il progresso sarebbe di un giorno arrivare, perché Krishna vuole vedere che arrendiamo a un maestro spirituale autentico. Perché cosa stiamo chiedendo? Quando cantiamo Hare Krishna stiamo pregando a Krishna, per favore impegnami in tuo servizio. Krishna dice, se vuoi servirmi devi avvicinare il maestro spirituale autentico. E le conclusioni, nel senso dunque del contatto con il maestro spirituale autentico, è di arrendersi e di prendere iniziazione. Iniziazione vuol dire un voto formale che io mi arrendo e seguirò le tue istruzioni. E così Krishna vede, oh, questa anima è pronta di... Non so come mai... Naturalmente in giro questo. Quest'anima... vuole arrendersi, vuole tornare da me, perché tornare da Krishna vuol dire di arrendersi alla volontà di Krishna, non mantenere il nostro desiderio, la nostra idea. E Krishna ha messo in un modo molto concreto, pratica, che vuole vedere, perché tanti dicono, sì, io amo Dio, conosco Dio, io servo Dio. Come possiamo vedere veramente se stai rendendo a Dio? E Krishna ha dato l'istruzione, tadvedi pani patena pari prasnena sevia, di servire il mio rappresentante, che sarebbe il maestro spirituale autentico. Generalmente, quando si parla di il mantra, di solito è diksha, vuol dire il Gayatri mantra, perché di solito quando si parla di diksha, iniziazione, perché nella maggior parte delle scuole iniziazione significa, o diksha significa di ricevere il mantra del Gayatri mantra del maestro spirituale. Il canto del santo nome, noi incoraggiamo tutti di cantare Hare Krishna, andiamo fuori nella strada, poi vengono gente qua, diciamo qui c'è il japa, cantare Hare Krishna. Nella Gaudiya Math, per esempio, i maestri spirituali non fanno cantare il japa prima che il maestro spirituale non dà il japa, dice canta Hare Krishna. Ma Prabhupada era così misericordioso, così desideroso, che come quando Ramanujacharya è andato, il suo maestro spirituale ha dato un mantra segreto, ha detto che ti libererà dalla vita materiale, lui è andato subito fuori e ha detto non dire a nessuno, invece lui è andato fuori subito a cantare, a dare il mantra a tutti, perché
voleva liberare tutti. E così Srila Prabhupada ha incoraggiato tutti a cantare Hare Krishna, ma per avere il vero beneficio di raggiungere puro servizio devozionale, di essere deve essere collegato con un maestro spirituale autentico, se no non ti purifica finché arriva a accettare il maestro spirituale autentico. Qual è il beneficio di cantare Hare Krishna? Prima che tu arriverà a renderti al maestro spirituale autentico. Se non arriverà... E poi Prabhupada diceva, questo potrebbe mettere anche 700 vite prima di... senso, tanto tempo, molto lento il progresso, se non siamo collegati con... perché non stiamo rendendo a Krishna. E vuol dire che è la conclusione, il vero scopo di cantare Krishna. Krishna vuole che ci rendiamo a servirlo. Non so, sì. Intanto una riflessione. Sì, un pensiero. Quando ho fatto l'introduzione, non so come sono potuto andare a accompagnare il mio collega di lavoro, non ho potuto seguire, diciamo, ma quando nell'introduzione ho parlato del fatto che glorificare il momento della sua pasta spirituale non è il massimo, no? Mi ricordo un episodio che ho sentito, praticamente c'era qualcuno che stava facendo un video mentre Prabhupada stava partendo. E i devoti molti erano tristi nel vedere Prabhupada partire. Ma c'era un devoto che si è messo davanti alla telecamera e dice, Prabhupada. E Prabhupada ha visto questo video, ha detto, questo devoto è molto artificiale. È molto artificiale, cioè non ha un vero sentimento verso di me, no? A proposito del fatto che quando un maestro se ne va, il devoto non dovrebbe essere così felice con il maestro. E per quello che riguarda il discorso che facevi tu, io ascolto molto le lezioni che voi attraverso il centro della punta mandate in onda e mi ha fatto riflettere molto una lezione di Mahatma Prabhu, titolo mi sembra Oceano di Misericordia, in cui mi è sembrato di capire che lui focalizza molto sul fatto dell'istruzione. Più che della Disha. Infatti menziona un aneddoto legato alla Prabhupada, che quando i devoti gli hanno chiesto, ma quelle persone che non ti hanno conosciuto, ma che stanno leggendo i loro libri, i tuoi libri, come fanno poi a iniziare a parlare con la vita scritta? Si la Prabhupada è. Sì, c'è sempre stata questa discussione perché siamo abituati che Prabhupada stesso diceva che io appena ho incontrato il mio maestro spirituale quando ho fatto le discussioni, poi Prabhupada diceva lui mi ha sconfitto, che Prabhupada ha presentato il discorso di Mahatma Gandhi che dovevo liberarsi lì, e il suo maestro spirituale ha detto no, è troppo urgente la diffusione di coscienza di Krishna, queste altre cose vanno e vengono sempre. Non... E Prabhupada diceva che io l'ho accettato il mio maestro spirituale nel mio cuore a quel momento. Senso, le cerimonie non ha senso, non vale niente se non accettiamo veramente l'istruzione del maestro spirituale e la mettiamo in pratica. Solo le cerimonie che, come in certe religioni, c'è una cerimonia, adesso tu hai fatto questa cerimonia, sei salvato, sei a posto. E dobbiamo stare molto attenti a quella idea di iniziazione. Sì,
E Prabhupada ha detto tante volte che è una formalità, nel senso la vera iniziazione è che uno accetta veramente, infatti abbiamo visto tanti, non è perché ho questo un discepolo di Prabhupada, è stato iniziato di Prabhupada, ma se non ha accettato, non è dedicato la sua vita a seguire un'istruzione di Prabhupada, non vuol dire tanto, nel senso non è quello, solo perché uno ha partecipato a una cerimonia e salvato o qualcuno. Perché il vero punto è di seguire le istruzioni, come diceva Mahatma, il vero punto è di seguire le istruzioni del maestro. E poi una delle istruzioni del maestro spirituale è di prendere iniziazione, così uno arriva formalmente di fare questa cerimonia, ma proprio detto tante volte che è una formalità, ma la vera iniziazione. Così abbiamo persone che leggono tutti i giorni il Srimad Bhagavatam che non sono iniziate, non hanno mai visto Prabhupada, ma Prabhupada viene regolarmente in sogno a queste persone, perché sono persone molto sincere, hanno preso l'istruzione di Prabhupada molto seriamente e eventualmente loro saranno collegati formalmente con iniziazione, ma Prabhupada intendeva che sono collegate per il fatto di ricevere e accettare e mettere in pratica l'istruzione. Se uno invece in qualche modo viene raccomandato e poi si partecipa a una cerimonia e prende iniziazione, prende un nome, ma non accetta veramente l'istruzione nel suo cuore non si può imbrogliare Krishna. Krishna vede che cosa c'è dentro il nostro cuore e se abbiamo accettato veramente o no. E ci sono persone che hanno accettato Prabhupada, i suoi libri, dedicato la loro vita e magari non sono iniziati. Poi ci sono altri che si sono filati dentro una cerimonia, hanno fatto tutta la cerimonia e poi abbiamo visto persone, fanno i bravi, sono presenti e così passa il tempo e sono raccomandate per l'iniziazione, ciao, e poi non li vedi. E poi sì, ho preso il mio nome e quello che voleva. Quante persone ho visto nella storia? Ho preso il nome e adesso sono a posto, vado a casa e continuo la mia vita. E faccio parte del club, faccio parte del gruppo che c'è un nome spirituale. Infatti c'era un proposto nel movimento, visto che ci sono diversi di questo tipo di persone, di dare un nome. Infatti ci sono alcuni devoti in giro che conosco, che sono stati dati nomi così. Se vuole così tanto un nome, ti chiama Govinda Das, ma quello non è il punto, quello dell'iniziazione, quello non è solo, quello è un gioco, non è la cosa importante. L'importanza è di accettare il nostro cuore l'istruzione del maestro spirituale, perché il maestro spirituale viene per quello. Proprio diceva tanto che non ne vedi un sadhu se c'è come vestito con la barba, capelli lunghi e fai no, si vede da quello che dice, quello che viene fuori dalla bocca e quello che fa nella sua vita pratica, come si comporta e cosa istruisce, cosa insegna. E chi l'accetta non vuol dire che non dovranno collegarsi anche praticamente con il maestro spirituale autentico, ma in un certo senso sono iniziato, hanno iniziato il loro cammino spirituale.
perché hanno accettato l'istruzione di Prabhupada. E eventualmente, come istruito nel libro di Prabhupada, prenderanno rifugio al maestro spirituale in catena disciplica. Ma non che sì, sono iniziate e manca la cerimonia, la formalità. Arriverà quello. Si sono sinceri, hanno accettato veramente le istruzioni, proprio arriveranno anche a fare quello. E generalmente succede così. Ma magari sono più cauti, nel senso, per quello proprio l'istruzione nel movimento per la coscienza di Krishna dal GBC è che ogni devoto, ogni persona che avvicina a quel movimento dovrà sviluppare una relazione con Srila Prabhupada, dovranno leggere attentamente, studiare attentamente tutte le istruzioni e i libri di Srila Prabhupada e sviluppare una relazione con lui, perché lui è il Siksha Guru per tutti i tempi, per tutti i membri del movimento per la coscienza di Krishna. Vuol dire la Siksha o l'istruzione sono questi, sono date da Srila Prabhupada. Poi il maestro spirituale vivente è importantissimo e necessario, perché questo è il nostro processo. Il maestro spirituale diventa autentico perché, come abbiamo appena letto qua, il discepolo deve ricevere dal guru il metodo autentico che il guru ha ricevuto a sua volta dal proprio guru. Questo è il sistema delle successioni di maestri spirituali. Questo è l'autentico metodo vedico per ricevere il servizio devozionale che può soddisfare Dio, la persona suprema. E questo, nel senso, il maestro spirituale non è solo che si presenta come maestro spirituale, è chi trasmette l'istruzione di Srila Prabhupada così com'è. Quello, secondo quello diventa maestro spirituale autentico. Chi trasmette quello che ha ricevuto dal suo maestro spirituale autentico. Poi nel tempo ci sarà secondo, terzo, nel senso, adesso abbiamo tutti i discepoli di Srila Prabhupada che sono maestri spirituali, poi ci sono anche alcuni, perché il maestro spirituale discepoli Prabhupada ha lasciato il corpo, così anche discepoli dei discepoli, c'è qualcuno nel movimento che agisce come maestro spirituale, iniziatore, sì, Diksha Guru. E ci sarà con tempo, quando non ci sono più discepoli di Prabhupada, ci saranno discepoli. E in quanto i maestri trasmette gli insegnamenti contenuti nel libro di Srila Prabhupada così com'è, saranno maestri spirituali autentici, e il collegamento con le catene di discepoli che ci sarà. E abbiamo visto persone che ci chiamano: ho ricevuto uno di questi libri quest'estate, sto leggendo e sto seguendo tutto, sta partecipando. Per quello proprio dicevo che la sua missione era di lasciare questi libri che Krishna ha chiesto a Prabhupada di venire giù e scrivere questi libri, e così può essere diffuso il movimento del Signore Chaitanya in tutto il mondo, dappertutto, a persone di tutta la parte. E abbiamo delle varie persone che proprio viene proprio in sogno, e proprio diceva: se il maestro spirituale viene in sogno è presente. E questa, c'è una signora che ogni 2 o 3 mesi ho sognato di proprio. Io non mi ricordo l'ultima volta che ho sognato di Prabhupada, devo dire la verità. E ci sono anime. Prabhupada voleva salvare tutto il mondo, voleva che questa conoscenza veniva distribuita a tutta la gente del mondo, e viene attraverso queste istruzioni. E queste persone sono collegate, sì, sono iniziati e saranno
formalmente, come proprio diceva, io ero iniziato, sentivo iniziato da appena ho incontrato il mio maestro spirituale. Perché? Perché l'ho accettato nel mio cuore. E poi c'è la formalità. 11 anni dopo ho fatto la formalità, di fatto la cerimonia di prendere e ricevere l'iniziazione. Ma se non c'è quell'accettazione nel cuore veramente, solo la cerimonia non è grande valore. Anzi, non è solo un show, è un vero abbandono al Signore. Se no, non, solo la cerimonia non cambia molto. Almeno questa è la mia comprensione. Non so se quello risponde alla domanda. Che infatti una cosa che mi aveva colpito sullo stesso punto nella città di Siddhartha c'è scritto per Diksha si intende, ci sono spagna scritto, no? Diksha si intende, Diksha può essere un'iniziazione, un nome, un po' la cultura così, specialmente forse più di anni abbiamo visto, c'era molto lo stile, no? Per dire un nome dell'iniziazione, invece ci vado a spagna e dice l'iniziazione si intende la trasmissione di conoscenza, il maestro dice che la trasmissione di conoscenza è l'annullamento dell'attività peccaminosa, delle reazioni dell'attività peccaminosa, il processo di purificazione e la trasmissione di conoscenza, è quella l'iniziazione, dice proprio per Pasqua. Ma che dice? Avete sentito tutti? Che la vera iniziazione è la trasmissione di conoscenza, il maestro che trasmette la conoscenza e libera il discepolo anche da tutte le reazioni. Perché qui si dice nella Bhagavad Gita, finché ci sono reazioni, dobbiamo essere liberi di tutte le reazioni karmiche. Finché abbiamo azioni peccaminose, reazioni, siamo legati qua. E il maestro spirituale al momento dell'iniziazione trasmette la conoscenza e prende tutto il nostro karma dal passato. È scritto proprio nella lettera che questo succede, per quello il maestro spirituale si ammala a volte. Mi ricordo com'era che tutti i devoti qua un po' di anni fa sono andati su un battello a Venezia a fare Harinam. C'era Satchinanda Maharaj e c'era Matsyavatar Prabhu e Radhanaswami. E io non c'era, non so perché. Non c'era, purtroppo. Ma tu mi raccontava quando alla fine di questa Harinam, era una giornata in agosto, mi sembra che faceva molto caldo, e la conclusione della festa, sono andati tutti i devoti sulla spiaggia e sono andati al mare a fare il bagno nel mare, e c'era anche Satchinanda Maharaj e Matsyavatar. E com'era la storia? Che Matsyavatar e alla fine hanno scoperto che l'acqua era pieno di meduse, e tutti avevano cominciato a attaccare con le meduse. E mi sembra che era Satchinanda Maharaj che diceva Matsyavatar, no? Bruciato in vari punti, perché aveva, mi sembra che il giorno prima ha dato iniziazione a parecchie persone. Satchinanda Maharaj diceva a Matsyavatar: benvenuto nel mondo del maestro spirituale, di essere maestro spirituale. Il karma. Karma non è un scherzo, no? È una cosa concreta, reale. Quando maestro spirituale, per questo è un sacrificio enorme che non immaginiamo. Infatti mi diceva Niranjan Maharaj, maestro spirituale, che
Chi vuole diventare maestro spirituale non ha capito niente. Chi sta spingendo, perché ci sono devoti anche che spingono, che vogliono diventare maestro spirituale per il prestigio, la posizione. Questo non ha capito niente, è solo un'austerità, un sacrificio che non immaginiamo. Perché sì, riceve il karma viene trasmesso fino a Krishna, eccetera, ma nel passaggio si brucia un po', c'è un po' di dolore nel passando il karma. Quando Nityananda, chi era? Quando il signor Chaitanya è andato in iniziazione Jagai Madai, è diventato nero, per un attimo è diventato nero, c'era così tanto karma. Per quello è così importante di questo senso di gratitudine verso il Maestro Spirito, perché altrimenti quel karma era nostro, eravamo noi destinati di ricevere tutto quel karma per tutti gli animali uccisi in nostra vita e tutte le altre cose che abbiamo combinato in nostra vita. Il Maestro Spirituale ci hanno cancellato tutto. E rimani cancellato se non ricominciamo a fare attività peccaminose, se continuiamo a seguire, non facciamo altre attività peccaminose, siamo puliti, salvati da questa karma. Ma questo è il sacrificio. Il maestro spirituale fa questo e trasmette questa conoscenza. E questa è l'iniziazione, il collegamento vero. Per quello proprio chiedeva ai discepoli, per favore non fate nonsense, non fate attività peccaminose, perché fai soffrire il maestro spirituale, vieni sul maestro spirituale. Infatti mi ricordo proprio si è ammalato, e i discepoli tutti, e proprio ha scritto lettere, questo perché i miei discepoli leader più anziani non stanno seguendo i principi regolatori, per questo motivo sto soffrendo, sto malato, mi sono malato. Infatti tutti di volta sentivo molto male, ma senza, è una cosa seria quello che fa il maestro spirituale, la nostra relazione con il maestro spirituale. Sono cose estremamente serie, è importante di leggere bene, studiare bene, capire veramente che cos'è. Non è un club di avere un nome e iscriversi nel club per avere un nome e sentirsi parte del gruppo sociale. È una collegamento e un misericordia infinito che non riusciamo anche a calcolare, che saremo queste persone, prendere, sacrifica per liberarci da tutte le, e noi abbiamo una valanga, non ci rendiamo conto di la quantità di attività peccaminose. Solo una mucca ucciso, sappiamo dal primo canto del Bhagavatam, solo una mucca ucciso, mangiato da parte di qualcuno, di una persona, quella persona deve rinascere come mucca per ogni pelle sul corpo di quella mucca. Una mucca, se uno ha mangiato mucche per anni e anni e anni, vuol dire che ci sono tanti mucche, e per ogni pelle sul corpo di quello un mucca deve rinascere e essere ucciso nella forma di mucca. Io ero un ragazzo americano normale, si mangiava l'hamburger, il bistecca tutti i giorni da quando sono nato fino almeno fino a 17 anni. Prima, ho dei 17 anni. C'è un karma, specialmente nell'Occidente, c'è un karma allucinante, incredibile. E il maestro spirituale, per il misericordia di Krishna, toglie tutto questo. Per quello, se rendiamo conto di cosa succede veramente, quanto siamo fortunati di incontrare un maestro spirituale autentico, che dire di prendere rifugio seriamente nel maestro spirituale autentico, siamo
infinitamente fortunati. E questo è un giorno buono per meditare, pensare seriamente su questo. Anche se uno non prende indicazioni direttamente da Srila Prabhupada, se fai parte di questo movimento prendi indicazione di un rappresentante di Srila Prabhupada, è la stessa cosa, perché se stai collegando con questo, quello che ci ha dato Srila Prabhupada, con questo insegnamento, che è un vero rappresentante di Srila Prabhupada, insegna la stessa conoscenza di Srila Prabhupada. Così si è collegato, ma quanto siamo... Se lo prendiamo sul serio e dedicare la nostra vita, non possiamo calcolare quanto siamo fortunati. Paragonata a qual era il nostro destino prima, se non incontravamo Maestro Spirito Srila Prabhupada. O personalmente o attraverso i suoi libri o i suoi rappresentanti. Qualche altra riflessione? Jai Anurana. C'è il microfono? Sì, prima volevo fare una domanda, però mi è piaciuto. Una galananda è comunque simile, no? Perché è significativo che nella nostra catena parampara, che ci collega a Krishna, ci sono proprio dei maestri che non hanno preso l'iniziazione, sì. Ma hanno preso nel cuore appunto come Siksha. Grazie, questo è importante, sì. Perché questa è una cosa un po' lontana dalla nostra cultura, ma in India è molto preso molto sul serio, ma quale maestro, per esempio Srila Bhaktivinoda Thakur ha preso inizio, perché in India tutte le famiglie da Vaishya in su, Vaishya, Kshatriya e Brahmana, e come si chiama la samskara cattolica, comunione, cresima, e come qua in India tutte le classi da Vaishya in su fanno queste cerimonie, hanno maestro, c'è il maestro che danno il nome e danno il filo sacro e parte della cultura, ma non ha grande significato perché non c'è una trasmissione di conoscenza. Infatti Srila Bhaktivinoda Thakur, che è la nostra catena disciplica, lui ha preso, come tutti, ha preso iniziazione, una cerimonia, diksha, da un maestro spirituale, ma lui non considerava questo lui come suo maestro spirituale principale, aveva preso la siksha, che vuol dire la conoscenza, l'insegnamento da Jagannath Das Babaji, che non era collegato con una cerimonia di iniziazione. Sì, questo è molto importante. Questa è ulteriore prova che per noi la cosa importante è la trasmissione di conoscenza, l'insegnamento, che Prabhupada ha lasciato per tutto il mondo. Ok, questo ritorno al punto di Maravanana Mangalana. Qualcos'altro? Scusa che questo è un giorno molto proprio un giorno di riflessione un po' triste, seria, interiore, non è come il nostro solito come Govardhan Puja, che una festa, così si parla di cose serie.